Dopo aver creato, diciamo, il gruppo di lavoro su entrambe le macchine con lo stesso nome ovviamente e aver collegato precedentemente le macchine al nostro modem router in modalità wifi oppure in modalità cablata Ethernet RJ45, andremo semplicemente a verificare che si sia creato il gruppo di lavoro. Pertanto in risorse di rete visualizziamo il gruppo di lavoro. Avremo quindi siamo sulla macchina numero 1, avremo appunto la possibilità di visionare tutte le macchine nel gruppo di lavoro rete LAN, quindi macchina numero 1 e macchina numero 2. Dalla macchina numero 1, quindi sul desktop creiamo una cartella, passiamo alla condivisione, quindi una cartella che chiameremo share, tasto destro e quindi proprietà, condivisione, condividiamo la cartella, consentiamo agli utenti di rete di modificare i file della cartella, applichiamo e ok, comparirà una manina sotto la cartella ad indicare che la cartella è condivisa. Quindi, fatto ciò, possiamo ovviamente passare alla macchina numero 2, quindi a pescare questa cartella che sarà appunto visibile su entrambe le macchine, ma che usufruirà di uno spazio della macchina numero 1, quella su cui sto girando questo filmato. Quindi interrompiamo il filmato, passiamo alla macchina numero 2, da dove appunto pescare la cartella share condivisa. Ovviamente io, diciamo, intenderei comunque riversare un contenuto. Supponiamo che questa cartella abbia un contenuto che è questo file, lo riporto copiato sul desktop perché è un file che mi può interessare. Quindi all'interno della cartella share ritroviamo un solo file di testo che si chiama software del video tutorial. Quindi passando alla macchina numero 2 andremo semplicemente a pescare questa cartella che è una cartella condivisa in rete. Considerando il fatto che la macchina numero 2 può essere anche posta su stanze diciamo ambienti differenti, anche distanti di qualche metro, pertanto non è fisicamente collegata, in poche parole, a questa macchina, insomma. Vado sulla macchina numero 2.